Ciao a tutti e bentornati su Genshin Impact. Oggi parleremo di un glitch che è presente in gioco che ci permette di accumulare ben 4.000 pezzi di carne cruda in circa un'ora. Come prima cosa, recatevi in questo punto della mappa. Ora vediamo cosa serve per eseguire questo glitch. Allora, come prima cosa devi essere rank avventura 40, poi devi chiamare altri 2-4 giocatori o amici. Devi trovare che almeno uno di questi abbia completato la missione Storia di Ganyu e la successiva missione che si intitola Fishing for Jade, ma non però la missione Return of the Jade Chamber. Se stai subitando, assicurati che non piova o che i cinghiali non si rigenerino. Puoi risolvere questo problema spingendo in avanti l'orologio del gioco. Ultima cosa, gioca nei panni di un arciere per uccidere i cinghiali a un ritmo molto veloce. Se sei tu a ostare la partita, devi però prima fare delle cose importanti. Come ti ho spiegato prima, se tu sei host, dovrai aver sbloccato la missione Return of the Jade Chamber, ossia il ritorno della Camera di Giada. Questa missione sarà disponibile dopo aver completato la missione della storia di Ganyu, che è stata aggiunta nella versione 1.2. Bisogna giocare questa missione finché non ti viene detto di Chase the Boar. Quindi quando ti verrà chiesto di inseguire alcuni cinghiali. Per ottenere ciò ti verrà chiesto di inserire 3 cerchi gialli sulla mappa. Entra solo nei primi 2 cerchi, quindi evita il terzo. Eseguiti tutti questi passaggi, vai in questa posizione specifica che ti faccio vedere e invita tutti i tuoi amici. Quando i tuoi amici entrano nel tuo mondo, chiedi a loro di uccidere tutti i cinghiali nella zona, creando così carne cruda. Una volta che le creature sono state completamente uccise, usa il menu di gioco per tornare alla modalità per giocare in singolo. Butta fuori i tuoi amici, ma mantieni sempre la carne per terra. A questo punto siamo nella fase finale di questo glitch. Non appena torni a giocare in modalità single, chiedi ai tuoi amici di tornare e uccidere di nuovo tutti i cinghiali. Quando torneranno nel tuo mondo, i cinghiali si rigeneranno, consentendo loro di essere uccisi ancora una volta per ottenere poi la carne cruda. Una volta che hanno ucciso tutti i cinghiali, disconnettiti e ripeti questo passaggio finché non hai generato abbastanza carne cruda per soddisfare il tuo gruppo. Eviti di raccogliere la carne cruda finché non hai finito. Questo ti farà risparmiare molto tempo. Se tutti questi passaggi sono fatti in maniera corretta, dovresti essere in grado di guadagnare fino a 4.000 pezzi di carne cruda in un'ora. Quindi scriverò tutti questi passaggi, per essere più chiara, nella descrizione. Se vuoi vedere altri video su Genshin Impact, iscriviti al canale e naturalmente attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che vado a caricare. Naturalmente metti un bel mi piace a questo video e se hai delle domande da farmi, fammele qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!